Posso fare una domanda? Certo. Perché prima, quando le è stato chiesto dove sono le responsabilità, da ricercare le responsabilità, lei ha detto che è difficile e nella scala ha dato una corresponsabilità, forse ultima, al cittadino che comunque ha costruito. Ma se il cittadino ha costruito, perché il comune gliel'ha permesso? Magari mi spiega quel passaggio lì. L'altra domanda era, a questo punto, visto che è cambiato molto il clima, che peso ha l'autostrada che adesso voi aspettate i lavori della terza corsia per questo canale scolmatore? Vuol dire che adesso un problema che magari prima era minore adesso si evidenzia molto più pesantemente con queste nuove condizioni climatiche? E per Malcomune Mezzo Gaudio io ho avuto una segnalazione, e anche per questo che sono qui questa sera, perché il vostro stesso problema qua di Villanova ce l'hanno qualche centinaio di metri più avanti a Giussago, che è territorio di Portogruaro. E là hanno identificato come problema principale proprio tubature, fognature, larghezza, eccetera. C'è, visto che si parla sempre più di territorio, una collaborazione col sindaco, in questo caso Bertoncello, ma c'è anche Geromi, perché anche a Concordia, cioè ogni volta che piove è un po' dappertutto, non è solo qua a Fossalta. Perciò si parla di territorio, non è che sia mal pianificato comunque in senso generale o da modificare quello che fino adesso andava bene e va modificato? Allora mi tocca rispondere seriamente, perché so che lei usa gli strumenti della comunicazione di massa e quindi la prendo sul serio. Perché prima no. Sul fatto della pianificazione, vede, c'è un problema generale, che non è stata pianificata questa tipologia di pioggia. Se dopo domani ci troveremo di fronte ai monsoni, ai tornati, non so cos'altro, deve essere chiaro a tutti che non li avevamo programmati, perché nessuno si ritrova nei documenti politici, di cittadini, eccetera, eccetera, la dichiarazione per cui fra 5 anni questo territorio sarà, che ne so, interessato ai monsoni, ok? Allora, nessuno aveva mai scritto, da nessuna parte, che noi saremmo stati un territorio in cui avrebbero potuto verificarsi precipitazioni di queste caratteristiche, ok? Quindi la vera mancata programmazione è stata sulle piogge. Di conseguenza c'è stata la mancata programmazione sulle opere complessive urbanistiche di scolo delle acque, eccetera, eccetera. Ma questa programmazione che è stata fatta dai governi, dalle amministrazioni negli ultimi 60 anni teneva conto di una situazione piovosa, di una caratteristica delle stagioni, di una serie di questioni atmosferiche che prevedevano, che ne so, che le stagioni fossero 4, che in primavera venisse un chiave pioveta, che d'inverno venisse anche a neve, che d'està un temporale così, 4 lampi e finiva lì, e di autunno che cominciavano, diciamo, le prime nebbie. Non mi pare che oggi la situazione sia la medesima, per cui noi ci troviamo di fronte a uno stravolgimento della situazione climatica nostra. Primo. Secondo, abbiamo scoperto con questo stravolgimento che, sì, come dicevo, insomma, nel territorio bisognerebbe che tutto funzionasse a perfezione per avere, diciamo, i minori danni possibili. Primo. Secondo, che i territori tra di loro dovrebbero sicuramente collaborare. Però credo di non dire niente di eretico se dico che la collaborazione tra istituzioni, che ne so, con Termini, Comune di Fossalta, Comune di Cordova, diciamo Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, diciamo consorti di bonifica di un territorio piuttosto che un altro, beh, insomma, la collaborazione da questo punto di vista è sicuramente un aspetto nuovo del nostro modo di lavorare. Non è da tanto che abbiamo cominciato a essere sufficientemente consapevoli che quello che succede nella diga di Ravesio dà un'influenza notevolissima nel nostro territorio ai fini, che ne so, di riempimento di acqua, che quella benedetta autostrada che è stata costruita nel 1962-63 è una diga nel nostro territorio. Tutte queste robe qua, non so, quelle persone che sono trovate a progettarla, a me verrebbe da dire semplice, beh, dovrei pensare per chi mi ha fatto, diciamo, una situazione di transito delle acque sotto l'autostrada in maniera diversa da adesso, perché, che ne so, tutte le strade
cioè perché tutti i canali insomma finiscono per restituire le acque nella Lugnana, che sei l'unico posto dove che passa in mezzo alla strada, eccetera eccetera. Ok, quindi le colpe, se vogliamo, sono certamente nostre per quanto riguarda il Calditoio e i Tombini, sono certamente più strutturali per quanto riguarda, diciamo, la situazione del Messina. Poi c'è, adesso posso dirlo, la mattina dopo è venuto un cittadino da me che mi ha chiesto esattamente di chi sono le colpe. Sa come mi sono, ho tentato di farmi spiegare. Gli ho detto, scusa, tu adesso vai a casa, prendi un imbuto di quelli normali che è a casa tua, ti metti sotto il rubinetto della cucina, lo apri tutto di colpo, poi torni qua e mi dici per dove è uscita l'acqua che tu hai mandato nell'imbuto, se per caso è uscita per sopra o per sotto. E poi però vieni a dirmelo e ci capiamo su come è stata, diciamo, la gestione di quell'acqua con quella violenza di chiavi. Ok? Guardate che grosso modo la situazione ovviamente è questa, il che non significa che noi non dobbiamo, che ne so, porci il problema che l'imbuto sotto deve avere, che ne so, un'apertura sicuramente più grossa di quella degli imbuti normali che gestiamo. Ecco, quindi questo è un po' lo scenario che deve vederci impegnati in una situazione, tra l'altro, questa è la nostra struttura complessiva, in cui dovremmo avere molte più risorse di quelle che oggi abbiamo in mano, quindi ci troviamo di fronte, tra virgolette, la sfortuna, con una grande necessità di interventi e minori risorse. Guardate, tanto per capirci, che dopo, insomma, per intervenire in via Roma via Manini, io ho 100.000 euro e non vi illustro qua, insomma, cosa bisognerebbe fare. Bene, 5 anni fa, 100.000 euro, problemi sono? 100.000 euro, che problemi sono? Se vai in banca, BCC, comune che gli domanda, progetti di lavoro, si fa. Trascuro che in questo momento questo piccolissimo problema è un po', diciamo, da... Detto questo, è chiaro che abbiamo tutti la responsabilità di fare in modo, ovviamente, di fare al meglio le cose che dobbiamo fare, perché è altrettanto vero che ci sono cose che sono sotto la nostra responsabilità e competenza che dobbiamo assolutamente fare, mettendoci insieme, cioè, non c'è verso. E mi è venuto in mente una cosa, perché io ho visto sulle determine del vostro sito che proprio il 15 ottobre sono stati spesi 1.200 o 1.500 euro per manutenzione di fossi vari. Lei sa per caso dirmi da quale parte? Guardi, potrei dirle che fatto sta che avevo metà di Calditoio, tutto di via Vittorio Emanuele Marcosta, via Roma, esattamente 2 giorni prima dell'acqua. Ma non abbiamo fatto apposta, se perché siamo riusciti, insomma, all'interno di tutta una serie di ragionamenti a diciamo, fare quel tipo di interventi che ovviamente sono stati fatti bene, perché sono stati fatti evidentemente. No, l'ho nominato perché insomma nella vostra pianificazione c'è la pulizia dei fossi. La pianificazione successiva, sì, che non venga fuori che abbiamo spesi dopo perché c'è l'acqua. No.